Vedere con i propri occhi i problemi irrisolti, capire il territorio, il da farsi per poi intervenire. Questa è la finalità del sopralluogo da monte a valle lungo il fiume Sarno e dei suoi affluenti del ministro all'ambiente Costa. Lungo il tragitto ha incontrato esperti, cittadini, politici, ha visto di persona lo stato di inquinamento del corso d'acqua. Noi ci troviamo appunto, ripeto, in questo punto qui, siamo su uno dei tre affluenti, il fiume Sarno vero e proprio si forma a 200 metri più avanti, siamo a 250 metri dalla sorgente, 2500 metri dalla sorgente del fiume Sarno la situazione insomma è abbastanza evidente anche in questo punto qui, nonostante siamo vicinissimi. Cosa giace in questa zona? Abbiamo un'area PIP che come puoi vedere dalla mappa è grande circa quanto tutto il centro storico, sono 1,5 milioni di metri quadri di area PIP. Abbiamo l'ospedale civile, è enorme, è la più grande dell'agro sicuramente, è una delle più grandi della provincia di Salerno, 1,5 milioni di metri quadrati, che insistono tutti su questa zona, questa qua. Questa è la situazione delle fogne allo stato attuale. Se vogliamo iniziare a fare qualche cosa di serio tutti insieme, governo, governo regionale, i tre governi provinciali e i 42 sindaci, è giusto che il governo nazionale venga e venga, come mi vedete, da sopralluogo. Se noi dobbiamo immaginare di affrontare questa cosa e una volta per sempre affrontarla bene, senza nessuna promessa, io dico la promessa è quella dell'impegno e l'ho dimostrato perché credo di essere l'unico ministro della Repubblica che in un mese viene già due volte e non mancherò di venire altre volte, però è chiaro che la prima volta è perché volevo in un consesso pubblico, l'avete visto, credo a Scafati, credo 15 giorni fa, vado a memoria adesso, volevo sentire diciamo anche un po', come si dice, l'animus del territorio. Poi c'è il momento diciamo del sopralluogo per odorare, ma anche per comprendere in termini tecnici. Poi c'è il momento invece di incominciare a formulare l'idea. Io ho l'idea di costruire un master plan, che vuol dire un'idea che non è a tante piccole micro soluzioni, ma dove c'è un piano ampio con delle soluzioni dentro, cioè ognuno ha una serie di competenze su questa vicenda, ma non sono coordinate tra di loro. Io una volta che ho costruito la base, che è semplicemente una base, ho detto dal mese di gennaio inviterò i sindaci, perché è giusto che tutti i sindaci abbiano il loro spazio, non dimentichiamo che il sindaco è il cosiddetto ente esponenziale sul territorio, cioè sta qua, rappresenta i cittadini, prima di tutti noi, sta in frontiera. E vedete, io non faccio questione di colore appartenenza, non sono manco i 42 sindaci a chi appartengono e come dico sempre non me ne può fregare di meno. Auguriamoci che fra 20 anni i nostri figli non vengano beccati dai tumori. No, mamma rovarmene. No. Questa è la polis, quando io dico non facciamo elettoralismo, qua siamo venuti per fare politica, la politica per me è la gestione del bene comune. E il bene comune sono non solo noi stessi, ma principalmente figli e nipoti. E io sono pure nonno.